Buonasera a tutti, sono Rosa Tumolo, direttrice del Giardino dei Libri e questo è il nostro 51esimo webinar gratuito in diretta della serie Dialogo con gli autori. Questa sera parleremo di ginnastica facciale e di bellezza. In questo webinar gratuito abbiamo in collegamento in diretta Loredana De Michelis, Ciao! autrice. Ciao Loredana, tutto bene? Tutto bene, grazie. Voi? Tutto benissimo, Loredana, grazie. E dicevo appunto che ci sei tu in diretta e sei l'autrice del bestseller libro Viso Tonic, Autolifting Muscolare del Viso. E curiosissima di ascoltarti, non te lo nego. Loredana, che dire, grazie mille di questo invito. Hai accettato il mio invito e io sono veramente felice perché questa sera è un argomento che proprio mi interessa tanto. E fino ad ora ti voglio aggiornare sugli iscritti che me li ho segnato. Siamo 3.154 iscritti. E questo per me è fantastico. Grazie, grazie mille. Grazie a voi. E, che dire, prima di passarti la parola, volevo ricordare che possono fare anche le domande nella chat, qui a destra, in maniera che dopo il tuo intervento possono Loredana, scrivere, domandarti e poi io ti faccio le domande e così rispondiamo. Giusto, Certo, Loredana? sì, certo, ci saranno un sacco di domande, immagino. Bene. Senti Loredana, prima di passare la parola a te, voglio ricordare appunto che tu, Loredana De Michelis, hai studiato psicologia a Padova, specializzandosi poi a Milano. Successivamente hai vissuto 4 anni a Londra, dove hai studiato diverse discipline olistiche. E sei stata danzatrice classica, professionista fino al 1995, se non sbaglio, e in questo periodo in cui ti sei avvicinata alla ginnastica facciale per migliorare la mimica. Sei autrice di libri molti interessanti, vari argomenti, oratrice e tieni corsi sia sulla ginnastica facciale che sul metodo Bates, giusto? Sì. Bene. Senti Loredana, io voglio ricordare che alla fine tu hai contribuito a scrivere un bellissimo regalo in esclusiva, che poi sveliamo alla fine del tuo D'accordo. intervento. Io ti ringrazio di questo regalo che hai fatto perché l'ho letto, mi è piaciuto molto e andiamo a ampliare il libro, giusto? Esattamente, sì. Bene, senti allora Loredana, prima di lasciarti la parola volevo appunto ripetere che i partecipanti possono attivamente facendo delle domande sullo schermo e in maniera che così dopo il tuo intervento facciamo le domande. Perfetto. E appena tu finisci il tuo intervento noi ti passiamo le domande. Intanto io sono qui che scrivo le domande, le verifico, le scelgo assieme al mio staff e poi ci vediamo fra un pochino. Intanto ti lascio la parola per la tua serata di questa sera. Grazie, grazie di essere qui con noi, Loredana. Grazie di Grazie. Grazie cuore. mille a voi. Grazie a voi. Prego, Loredana. Allora, comincio, sì, comincio. Dunque, mi chiamo Loredana De Michelis, sono una psicologa e sono uno psicoterapeuta, sono specializzata in psicoterapia del disturbo psicosomatico e mi occupo in particolare del cosiddetto paziente funzionale. Questo paziente che non si sa bene chi è un paziente che non ha un disturbo, una malattia specifica, ma che spesso fallisce nell'usare una funzione, che sia quella visiva, che sia quella posturale, che sia quella dell'equilibrio. Perché mi occupo di questo? Perché sono un'ex danzatrice classica, sono stata professionista in questo per tanto tempo e queste due conoscenze, quella fisica profonda dell'imparare a imitare i movimenti nel percepirli, nello studiarli, nel capire che senso hanno
lo studio in psicologia è ovviamente una passione per le abilità fisiche che mi contraddistingue, mi hanno portata a lavorare in questo ambito. Stasera parliamo di ginnastica facciale, che è una cosa che ha chiaramente un risvolto estetico ed è forse quello più evidente, quello che interessa di più, però ha anche molte altre applicazioni, per esempio quello riabilitativo, quello rieducativo. Ci sono persone che non usano bene la mandibola e quindi è necessario che rimparino a coordinare i muscoli che servono per la masticazione, per la deglutizione. Ci sono persone che hanno avuto delle paresi cosiddette funzionali, cioè che sono state momentanee, ma poi non riescono a riprendere adeguatamente l'uso di una parte del viso. Quindi questa sera ci concentreremo sull'aspetto estetico, però sappiate che ci sono anche moltissime altre applicazioni. Io sono anni che insegno questo e devo dire che continuo a imparare. Ci continuo a imparare dai clienti che ho, che sono tutti splendidi. Io spero che qualcuno di loro sia collegato, perché mi insegnano sempre moltissimo. Allora, comincerei col dire intanto che cosa non è la ginnastica facciale, perché adesso che è molto di moda c'è un po' di fraintendimento su che cosa sia. La ginnastica facciale non sono le smorfie, o meglio, le smorfie vanno benissimo quando si tratta di imparare a coordinare la muscolatura facciale. Questo è il primo passo. Ma quando poi si deve costruire un volto dal punto di vista dei volumi, per esempio, oppure quando si devono distendere delle contrazioni croniche, e allora qui servono diverse tecniche, esattamente come si fa per il corpo, e vengono impiegate in base alle aree del viso, ai settori, in base soprattutto alla richiesta del cliente. Quello che c'è da dire di VisoTonic è che quando, al di là del libro che spiega la base di tutti gli esercizi e spiega anche i principi che sto esponendo adesso, è quella della personalizzazione. Quindi il consiglio è anche chi ha il libro, chi lo acquisterà, sappiate che avete un compito, che è quello di non di ripetere gli esercizi che ci sono descritti, ce ne sono più di 50, ci sono le fotografie pedissequamente, ma di essere critici quando fate gli esercizi, di studiarvi, di percepirvi e di scegliere anche quali sono quelli secondo voi più adatti. Allora, la ginnastica facciale si compone di diverse tecniche. Si parla di face sculpting quando si vuole andare a costruire il volume di alcune parti del viso. Il viso invecchia e la cosa principale che mostra non sono le rughe, ma è il cedimento di tutti i volumi verso il basso, il famoso aspetto a candela sciolta. Quindi c'è un cedimento dei volumi che da giovani erano belli pacciarotti, invece vanno a scendere e vanno a pencolare in zone basse del viso. Forza di gravità, diminuzione del grasso sottocutaneo, la pelle si svuota e va a pendere. Quindi scendono in particolare gli zigomi verso il basso, scende l'angolo della bocca verso il basso, scende l'angolo del sopracciglio verso il basso e di conseguenza anche la palpebra va a decadere. In questo caso il VisoTonic propone un rassodamento dei muscoli sottostanti la pelle e dove serve, se necessario, anche un aumento di volume usando delle tecniche che sono abbastanza simili a quelle del bodybuilding. Quindi se io voglio per esempio aumentare il volume delle labbra o quello degli zigomi, userò degli esercizi che non sono certo mandare bacini o sorridere. Non è così che si va a costruire il volume di un muscolo, così come salutare qualcuno non è determinante per fare i muscoli del bicipite. Sappiamo tutti che se vogliamo aumentare un muscolo nelle sue dimensioni dobbiamo sottoporlo a un peso.
In questo caso nel viso il peso è un po' complicato perché bisogna usare le mani. Quindi bisogna usare le mani in modo che facciano un peso contro il lavoro del muscolo che si contrae. In questo modo, esattamente come nel bodybuilding, andiamo ad aumentare il volume di determinati muscoli. Quindi niente smorfiette, niente bacini, niente pesciolini o cose varie. Lavoro duro, molto intenso, dove è importante andare a isolare il muscolo prescelto e lavorarci intensamente con delle ripetizioni, esattamente come si fa per il bodybuilding. Poi però ci sono zone del viso che non solo non richiedono aumentare di volume, ma addirittura sono troppo contratte. Il muscolo al di sotto della pelle è eccessivamente contratto, per esempio parlo della zona del mezzo alle sopracciglia, dove spesso le persone stanno a lungo moltissime ore in questa posizione. Ecco, questo fa venire le rughe, non la smorfia dinamica per cui io sorrido, faccio tutte queste cose qua, non è questo che fa venire le rughe. Quindi se avevate deciso di prevenire le rughe con un'immobilità del viso, così non funzionerà, anche perché non è questa la bellezza. La bellezza è dinamica, è un viso espressivo, è un viso intenso che può usare però in modo fluido tutte le possibilità espressive e mimiche che ha. L'espressione fissa, quella per cui si sta per esempio con le sopracciglia corrugate, oppure questa che ha a che fare con la bocca, che molte persone si portano appresso, è che queste sono causa di rughe, e in questo caso non c'è assolutamente bisogno di esercitare un muscolo che è ipercontratto, ma è necessario rilassarlo. Ecco che allora ci sono altre tecniche più simili a quelle dello yoga, dove il muscolo viene principalmente rilassato e allungato in modo da ottenere un po' l'effetto che si ottiene con le iniezioni di botulino, sostanzialmente, dove il muscolo viene rilassato attraverso un farmaco. In questo caso invece il soggetto impara da sé a riconoscere la tensione e a rilassarla spontaneamente, quindi si tratta di cambiare certe abitudini. In ultimo c'è nuovo, appena arrivato, il mewing, che è una tecnica che sta andando molto di moda su YouTube, piace particolarmente ai ragazzi giovani, maschi, perché contribuisce a sviluppare la linea della mandibola. Quindi ci sono questi ragazzi che si esercitano con un impegno, devo dire, straordinario per ottenere una mandibola più virile, più delineata. Si tratta di esercizi fatti con la lingua, nei quali vengono messe sotto tensione i muscoli masticatori, questi qua, questi delle mandibole, e c'è anche una lieve spinta all'allargamento del palato, quindi nei giovani può portare anche a un allargamento di queste ossa qua. Ecco, il mewing è una tecnica abbastanza difficile da insegnare, perché è tutta, se qualcuno di voi ha visto il video lo sa, è tutto un lavoro di lingua contro il palato che deve spingere. Ecco, quindi abbiamo queste tre armi più qualcos'altro in corsa, che sono la possibilità di sviluppare il volume dove serve, la possibilità di distendere tensioni e la possibilità di lavorare sulla mandibola senza, con il mewing, senza far intervenire l'articolazione temporomandibolare, che è sempre molto delicata. Quindi ci terrei anche a dire che Visotonic è molto, tutte le istruttrici Visotonic sono sempre molto attente all'articolazione temporomandibolare e sanno benissimo cosa fare se c'è qualche click mandibolare, se c'è bruxismo, se si digrignano i denti o comunque ci sono dei fastidi nell'aprire e chiudere la bocca. Ecco, in questo senso vorrei dire che Visotonic è molto attento con questo. Ho lavorato a lungo con gli ortodonzisti
e ancora ci lavoro, quindi facciamo sempre in modo di essere molto attenti che non accada nulla. Allora, se dalla regia mi volete mandare le prime due diapositive, vorrei farvi vedere l'effetto, ecco, di un prima e dopo sulle labbra attraverso il lavoro del visotonic, cioè il lavoro di costruzione di volume muscolare. In questo caso abbiamo una, se vedete l'immagine sopra e quella sotto, vedete che il volume delle labbra è stato aumentato. È stato aumentato aumentando il volume del muscolo al di sotto delle labbra, che spinge e ricrea una tridimensionalità, che non è solo nel avere aumentato la dimensione del labbro superiore, e anche, se guardate bene, l'avere delineato in modo molto netto il labbro inferiore e avere ricostruito in parte anche l'arco di Cupido, cioè la sporgenza che c'è tra naso e inizio della bocca. Questa bocca qua è di una istruttrice visotonica che è molto brava, che si chiama Bianca Tomasello, e avremo anche poi un'altra sua fotografia con dei risultati ancora più eccezionali. Se mi fate vedere quella successiva, eccola qui. Qui abbiamo di nuovo sopra un prima e sotto un dopo, un'altra istruttrice visotonica che è Giada Bessone, molto giovane, quindi in teoria con muscoli più che tonici, però comunque è stata in grado di aumentare notevolmente il volume delle labbra. Aumentare il volume delle labbra è relativamente facile, nel senso che gli esercizi sono abbastanza di facile esecuzione, e questi ovviamente sono i risultati sapendo fare gli esercizi correttamente e con l'impegno giusto, anche in una persona giovane. La stessa cosa in una persona più vecchia, dipende più che altro dalla possibilità di sviluppo personale della capacità muscolare. Adesso invece, se mi fate vedere la terza, eccola qua. Allora, questa immagine qua, che è gentilmente offerta di nuovo da Bianca Tomasello, che è un'istruttrice visotonic, potete vedere un prima a sinistra e un dopo a destra. Qui non si tratta solo di avere ricostruito dei volumi e avere rinfrescato sostanzialmente un viso che sembra più tonico, più tridimensionale, più delineato. Qui si tratta di correggere anche possibili asimmetrie. Per questo ci sono le righe, perché potete notare, per esempio, la linea della bocca è abbastanza evidente, c'era una torsione del viso legata a tensioni probabilmente muscolari di antica data verso la sinistra del soggetto, che sono state ricentrate. La punta del naso si è alzata grazie alla tonificazione dei muscoli a lato del naso. Quindi ricordate, non esistono esercizi per il naso, perché il naso non ha muscoli, ma esistono esercizi per i muscoli a lato del naso, e in certi casi, non in tutti, dipende dal naso se la punta è carnosa o meno, si può ottenere un lieve rialzo della punta del naso. Però ci tengo a ribadire che dipende dal tipo di naso, non si possono accorciare nasi, allungare nasi, quella è cartilagine e lì non si può intervenire. Invece in questo caso Bianca è riuscita a mettere una totale simmetria in un viso che prima non lo era, con anche con il conseguente miglioramento anche della posizione della mandibola, della masticazione. Nell'insieme ci sono anche delle sensazioni profonde che vanno a cambiare, quindi quando andiamo a toccare i muscoli del viso, ovviamente andiamo anche a toccare emozioni. I muscoli del viso sono mimici, sono i primi a reagire alle nostre emozioni, hanno anche una caratteristica, quella di essere strettamente intrecciati con la pelle che li ricopre, quindi ogni modifica del viso, ogni accorciamento di un muscolo o ogni aumento lievissimo di volume di un muscolo si vede immediatamente sulla pelle del viso dal punto di vista estetico. Però si possono anche fare lavori di riequilibrio di certe asimmetrie, se le asimmetrie chiaramente sono muscolari e non sono
o se dove lì insomma non è possibile intervenire. Avete qualche domanda, ragazzi? Sì, sì, sì. Loredana, intanto io ti ascoltavo e leggevo le domande perché quello che tu stai dicendo è veramente molto, molto interessante. E, tra l'altro anche nel libro ci sono delle indicazioni su come eseguire al meglio gli esercizi che tu stavi spiegando in questo momento, giusto? Sì, non deve essere un protocollo, cioè non deve essere una cosa, dici questi sono gli esercizi, li faccio, spero che portino fortuna. No, devi diventare maestro degli esercizi. Quindi io ho fatto in modo che questo libro spiegasse bene non solo l'esercizio, ma anche la filosofia con cui affrontare l'esercizio. Bisogna essere capaci di guardarsi allo specchio senza criticarsi, ma come se ci fosse un vaso che io voglio modellare e che lavoro con raffinatezza. Si parla di arte, infatti lo slogan poi di Isotonica è l'arte si fa, la bellezza si fa arte, proprio perché scolpire un viso muscolarmente è sostanzialmente un'arte e va affrontata in questo modo, non dedicandoci due minutini pensando ad altro. No, no, qui si tratta di un cambiamento profondo e solo così funziona a livelli per cui poi la vostra peggior nemica vi vede e vuole sapere che cosa avete fatto. Non capisce cosa è successo, però vuole sapere cosa avete fatto sostanzialmente. Bene, Loredana. Allora, io passerei subito alle domande, ne sono arrivate, ne stanno arrivando veramente tante. Logicamente non possiamo accontentare tutti, però ci proviamo. Ok, Loredana? Va bene, se divago bloccami, perché se io tendo a... Tranquilla, io ho lo stesso problema. Per cui è per questo che mi concentro con le domande, se no io te ne faccio mille e non va bene. Dobbiamo accontentare i partecipanti. Allora, Lucia domanda, gli esercizi di ginnastica facciale possono attenuare le rughe già formatesi o servono solo a prevenirle? No, no, possono attenuare le rughe che si sono già formate, esattamente come fa un filler, nel senso che se noi andiamo a riempire, per esempio, con le rughe di un, pensiamo a un labbro piatto, molto sottile, attaccato ai denti. In questo caso probabilmente se la persona a una certa età presenta delle rughette verticali e noi andando a lavorare sul volume del labbro andiamo a distendere la pelle esattamente come fa un filler. Oppure se c'è una ruga qua, la famosa naso, che poi è un'applica, la naso labiale, ecco, non si lavora qua, si lavora nel restituire volume allo zigomo in modo che lo zigomo, aumentando di volume, tiri leggermente e distenda la pelle che c'è qua e anche quella che c'è qua. Interessante, molto interessante. Bisogna sapere dove andare a costruire il volume, per quello che insomma bisogna, io l'ho specificato bene, a cosa servono, spero di averlo specificato bene, a cosa servono i vari esercizi, nel senso che il volume, ecco, ricordate, il volume va sempre costruito al di sopra della ruga, cioè se volete correggere una ruga che è da qui a qua, è inutile cercare di lavorare nel muscolo qua, bisogna andare a lavorare sopra e in diagonale, quindi qua. Se vogliamo tirare su una palpebra, non è sugli occhi che devo andare a lavorare, ma è sul sopracciglio, cioè devo andare a portare su il sopracciglio e quindi devo andare a lavorare sul muscolo temporale in modo da tonificarlo perché trazioni la pelle in questo modo. Ottimo, bene. Sono spettinata. No, sei sempre bellissima. Ascolta, Loredana, continuo con Yara e Anna Maria. Hanno fatto questa domanda. In media, quanto tempo è necessario per avere dei risultati significativi? Penso che allora, questa domanda sono in tanti a fare. Sì. Allora, gli esercizi vanno fatti intanto 5 giorni a settimana. Un paio di giorni li lasciamo, o il weekend o 3 giorni, poi un giorno di pausa, per far sì che il minimo di acido lattico che si è andato ad accumulare venga smaltito. Quindi si tratta di un programma che va fatto circa 5 giorni a settimana e i risultati tendenzialmente io parlo di un mese, poi capita che si vedano anche prima.
Se sono correzioni posturali anche subito, però quando si tratta di andare a costruire un muscolo oppure di imparare a rilassarlo, beh, per costruire il volume ci vuole un po' di tempo fisiologico. Per imparare a rilassare un muscolo, di nuovo, potrebbe essere immediato se la persona, capisce subito e le piace questa nuova sensazione e l'assume da quel momento in poi, oppure ci potrebbero volere un po' di tentativi. Però diciamo, in un mese, se avete fatto gli esercizi bene, difficile che qualcuno non se ne accorga. Di solito se ne accorgono le donne. Allora, passiamo con Anna Maria. Intanto ti ringrazio di queste tue risposte, grazie molto perché sono veramente delle risposte che ci fanno imparare. Grazie. Anna Maria domanda: come fare per eliminare le occhiaie e la stanchezza dal volto oltre che la tristezza? Allora, questa è una domanda interessante. Vorrei farvi rispondere da qualcuno dei miei clienti o qualcuna delle mie istruttrici che imparando ci è passata attraverso. Nel senso che a un certo punto, quando si entra in questa filosofia per cui la faccia è mia e me la gestisco io e la muovo come dico io, ma soprattutto la sento. Siccome parliamo di muscoli mimici che hanno proprio un collegamento preferenziale con l'area emotiva, l'umore cambia. Quindi non è insolito che chi fa la sua mezz'ora, 10 minuti, la sua seduta di ginnastica facciale, alla fine di questa seduta si senta particolarmente di buon umore. Quindi, non dico che la ginnastica facciale possa guarire la tristezza, ma diciamo che di solito una persona triste, se si è impegnata a fare un po' di ginnastica facciale, subito dopo si sente più allegra. Per quanto riguarda invece occhiaie e borse, allora ci sono degli esercizi specifici. Peraltro, c'è anche la sorpresa che ti ho lasciato assieme al libro, aiuta, ma nel libro c'è un riferimento a un massaggio che tutti possono, un automassaggio che tutti possono fare, che è quello delle orecchie e che è meraviglioso perché va a aumentare la circolazione, quindi scalda le orecchie, scalda tutto il viso e riattiva il microcircolo e il drenaggio. Quindi è possibile riuscire a drenare e ad assumere un colorito più sano grazie al massaggio delle orecchie se fatto con regolarità. Chiaro che se si trova qualcuno che il massaggio delle orecchie te lo fa, è anche meglio. Bene, proseguiamo con Marinella. Marinella ti domanda: ho avuto modo di frequentare il tuo corso a Bologna. Pratico ginnastica facciale tutti i giorni. Qual è la naturale prosecuzione? Aumentare le ripetizioni o aumentare la tenuta dell'esercizio? Allora, attenzione a questo perché circolano informazioni sbagliate. Ricordate, siccome molti di voi vanno in palestra, ricordate che il principio è sempre quello del corpo, cioè le tecniche di allenamento diverso vanno a sviluppare muscoli in modo diverso. Quindi se io tiro su pesi, svilupperò volume muscolare. Come quando si fa il bodybuilding, le ripetizioni sono brevi e sono intervallate. Quindi se io voglio fare il bicipite, io so che devo tirare su un secondo, rilassare, tirare su. Si tratta di un'azione di pompaggio sia del muscolo che del sangue verso il muscolo. Questo per ottenere volume. Se invece voglio ottenere resistenza del muscolo, allora andrò in tenuta, cioè terrò la posizione a lungo. La differenza della forma del muscolo la potete vedere se paragonate una persona che fa bodybuilding con una che fa arti marziali. Una ha dei muscoli molto voluminosi, non necessariamente forti, io sto parlando proprio della forma del muscolo. L'altro di solito ha muscoli squadrati e piatti. Non è quelli che dal punto di vista estetico vogliamo sul viso.
Quindi se io voglio sviluppare le labbra, gli zigomi e renderli più tridimensionali, dovrò affidarmi al principio del bodybuilding, cioè della contrazione e del rilascio, e non a quello della tenuta, perché quello della tenuta rinforza moltissimo il muscolo, ma lo rende piatto e non è quello che vogliamo. Quindi attenzione, fate sempre il paragone con il fisico. Vedete anche nel Pilates, che è una tecnica che scolpisce molto, si usa un mix di rilassamento e pompaggio del muscolo e non ci sono tenute se non per muscoli che non si devono sviluppare esteticamente, ma devono solo rinforzarsi. Bene, grazie grazie Loredana per questi tuoi grandi insegnamenti. Rita domanda, si possono attenuare le rughe del collo? Sì, questo ve lo posso mostrare in diretta. Chissà che miracolo qualcuno in diretta, sarebbe carino, eh? Allora, le rughe del collo possono avere un milione di cause. Intanto, se dormite sempre dallo stesso lato, potrebbero comparire da un lato solo, e queste sono rughe posturali, cioè sono rughe per cui la pelle sta piegata così per moltissime ore, almeno 8 al giorno, e questo causa le rughe. Ma spesso il collo un po' ciancicato, cioè un collo non tonico, non teso, ha a che fare con la mancanza di elasticità e forza del collo, dei muscoli profondi, e la postura. Quindi, guarda, io che ho una certa età, se sbaglio postura, guarda come mi riduco. Questa è un'altra postura. Vedi che qua tutto va, torna su. Quindi spesso le persone arrivano pensando, chiedendomi di ginnastica per migliorare le rughe del collo, ma in realtà hanno un problema di incassamento del mento e di afflosciamento della testa all'interno del busto. Quindi adesso esagero ovviamente, però si ritrovano tutto questo avanzo di pelle perché sostanzialmente hanno compresso la testa all'interno del busto. Allora, invece, bisogna ricordarsi che il collo parte da in mezzo alle scapole e quindi è abbassando le scapole e allungando da dietro che io porto sul collo, porto la mandibola parallela al pavimento e smetto di incassare, ma restituisco la curva fisiologica nella parte posteriore del collo. In questo caso, come vedi, la pelle, anche quando non è proprio tonicissima, ritorna in tensione. È chiaro, se poi ci sono persone che sono in sovrappeso e tendono ad accumulare in questa zona qua, quindi se c'è del grasso, a maggior ragione tende a portare la pelle verso il basso. Però in linea generale, se volete migliorare la situazione del collo, la prima cosa da fare è la postura corretta, che non è quella di stare così, è quella di stare dritte. Il collo viene allungato partendo da in mezzo alle scapole, come se fosse un tubo, le spalle vanno basse, la mandibola va parallela al pavimento. Gli occhi guardano dritto, non guardate per terra, che questo contribuisce alla tristezza. In questo modo di solito la pelle si distende subito. Poi chiaramente si lavorerà su un collo agile. Ricordate che spesso chi ha problemi di collo lo tiene protetto in questo modo e anche fa aderire le guance ai denti in una posizione che è esattamente l'opposto di quello che fanno i giovani. I giovani non stanno in questa posizione. Quindi, se volete ringiovanire, la prima cosa da fare è cominciare ad avere le abitudini posturali dei giovani e anche la loro morbidezza nel muovere la testa. Se invece state così, e così potete stirarvi tutte le rughe che volete, ma se quando siete al ristorante arriva il cameriere, girate tutto così perché avete in qualche modo rinunciato a un'agilità del movimento, il collo è il primo a denunciare questa situazione, anche in termini di dolore. Un collo sano è un collo flessibile che può ruotare e muscoloso. In questo caso, di solito è chiaro, la pelle è quella che è, quindi la pelle a 50 anni non è quella a 30, però la si può tenere dignitosamente a patto di avere una postura, spalle e testa
ben sana sostanzialmente, che guarda caso è anche bella, ma proprio per caso. Bene, senti, Loredana, sorrido perché prima io e te ci siamo parlate e ci siamo dette le nostre età. E alcuna domanda, ma quanti anni ha Loredana? Abbiamo detto prima, tac, è arrivata la domanda. Vogliamo rispondere al volo che poi continuo con Luca? Sì, ne faccio 55 a ottobre. Perfetto, direi in ottima forma. Allora, continuo, no, te l'ho fatta perché parlavamo prima, ridevamo io e te sulla nostra età e poi tac è arrivata la domanda, era simpatica. Allora, Luca domanda, speravo di vedere qualche esercizio già stasera, è possibile? Sì, che cosa volete vedere? Intanto vi ho fatto vedere quello del collo che è forse quello uno dei più utili, cioè quello del... riuscire a portare e a offrirsi senza paura e portare la testa corretta. Sembra banale, ma non ci vuole poco a impararlo se si è un po' negati. Insomma, ci sono persone che ci stanno sopra delle ore, ma poi quando finalmente ci riescono, wow, ragazzi, e si sentono un'altra persona. Allora, che cosa volete vedere? Un esercizio... possiamo fare un po'... un esercizio, quello che vuoi tu. Tanto Luca parla in generale, dice un esercizio. Uh-huh. Quello che ti sembra più... che ritieni più utile per questa serata. Stavo pensando... Allora, facciamo qualcosa di facile, però approfitto per mostrare la differenza appunto tra la contrazione che costruisce il volume muscolare e quella che invece va a distendere altri muscoli. Allora, le labbra, che sono la cosa più facile, un esercizio si lavora in isometria. Cosa vuol dire? Le mani fanno un peso resistendo contro la forza del muscolo. Quindi il muscolo va in un senso, la mano tira nell'altro senso. In questo modo si va a creare una tensione in assenza di movimento. Quindi se non vedete muovere, non significa che non ci sia il muscolo che si contrae. È un po' come appunto prendere le mani così e tirare in senso opposto. Nulla si vede, però i muscoli delle braccia si contraggono. Allora, per le labbra, per esempio, un esercizio che aiuta a sollevare gli angoli della bocca che vanno più verso l'alto invece di crollare un pochino verso il basso, si fa facendo una bella O, quindi denti staccati, dovete aprire leggermente la bocca, non tanto, solo O. Qui i muscoli stanno belli forti e resistono, con le dita noi andremo a cercare di aprire la O, ma la O resterà costante grazie alla forza dei muscoli delle labbra che si contrappongono. Quindi O, infilo solo la prima falange del dito, ecco, attenzione a non farvi male, solo la prima falange, O, le dita cercano di allargare la bocca resiste, un secondo di tensione, un secondo di rilassamento, uno e rilascio, due e rilascio, tre e rilascio. Questo è un esercizio relativamente semplice che può essere fatto con ripetizioni di 10-15 per volta per arrivare a cominciare a costruire forza nel labbro ed eventuale volume del muscolo. Bisogna salire un po', quindi arrivare a 30-40 ripetizioni, anche 50. Attenzione che quando si dice l'arte si fa bellezza o la bellezza si fa arte, adesso non mi ricordo, però significa che questo esercizio fatto così non è lo stesso di un esercizio fatto in questa posizione qua, cioè arroganti e belli sostanzialmente. Quindi bando a tutte queste cose piccolette, tutte un po' di sforzo, tutto si apre,
Tutto dorme sul viso, eccetto questi muscoli qua che stanno lavorando. Tiro bello forte, sia di qua che di là. Tiro allo stesso modo, verifico che le braccia siano alla stessa altezza. Uno. Rilascio. Due. Rilascio. Tre. Rilascio. Questo era uno. Com'è andato? Si vedeva? Benissimo, benissimo. Dopo mi guarderò bene attentamente la registrazione perché così li voglio fare attentamente anch'io, Loredana. Volevo tornare su una domanda che c'era stata. Non è la stessa cosa fare la resistenza continua, perché in questo caso il muscolo a un certo punto va semplicemente in stanchezza e non sviluppa. Qui vogliamo che si tonifichi o che sviluppi, quindi è fondamentale contrarlo e rilassarlo. Guardate che un muscolo come questo, che è qua, può tenere 30 kg di trazione. Può diventare estremamente tonico. Si costruisce dal punto di vista estetico un labbro ben delineato, ma poi si costruisce anche la possibilità di bere senza sbrodolarsi, di conservare i denti in linea perché il labbro è robusto a sufficienza per non lasciarli sporgere in fuori. Cioè una salute della muscolatura, soprattutto della zona bassa del viso, è poi fondamentale anche in età avanzata per preservare denti, deglutizione. Tutta una serie di cose, persino la voce, cioè tutta una serie di cose che hanno un'importanza che va anche oltre all'aspetto estetico. Bene. Invece, per quanto riguarda il rilassamento, chiaramente non andiamo mai ad esercitare gli orbicolari degli occhi perché sono quelli che causano le zampe di gallina, quindi teniamo gli occhioni molto aperti in generale. E per andare a contrastare la contrazione che c'è qua spesso, cerchiamo di rinforzare il muscolo temporale, cioè andiamo ad esercitare questo muscolo qua. Questo è un po' più difficile, perché quando noi contraiamo i muscoli temporali, questo qua per forza di cose è costretto a rilassarsi. Quindi spesso teniamo questo muscolo qua contratto perché questi qua ai lati sono deboli e gli permettono di trascinare la pelle. Ma se noi andiamo a rinforzare questi muscoli qua, a parte l'imparare a fare una serie di espressioni un po' che servono sempre nella vita, voglio dire, ma andiamo anche a contrastare questa contrazione continua dell'intersopraccigliare e del procero. Cioè del muscolo che c'è tra in mezzo alle sopracciglia. Adesso non volevo dire paroloni. Bene, allora continuo con Alessandro. Alessandro domanda: ogni quanto tempo vanno fatti gli esercizi? Quanto tempo dedicarci ogni giorno? Allora, non è necessario dedicarci tanto, è sufficiente, si possono anche, il programma è anche spezzabile, quindi io posso fare una serie di esercizi anche camminando, questi del platisma per esempio, o facendo altro, ma 10 minuti dove io mi metto lì davanti a uno specchio e gioco con la mia faccia sostanzialmente, non solo a fare gli esercizi, anche a fare le faccette, perché no? E quindi a sperimentare magari espressioni che non facevo più da quando ho 7 anni, tipo queste qua. È divertente e di nuovo andiamo a stimolare bene l'area motoria con della coordinazione fine. Quindi il fatto di farsi le smorfie davanti allo specchio non è così spiacevole, però in generale direi che l'allenamento, una volta che uno ci dedica 10 minuti, 15 al massimo, va bene. In generale, chi si appassiona a queste cose ci sta anche di più, perché poi appunto c'è questo ritorno in buon umore o comunque in questa sensazione di possedere la faccia e quindi di sentirsi molto più reali, più presenti. Bene,
Ti voglio fare due domande insieme. La prima è Giuliana, domanda: fino a che età è efficace il metodo VisoTonic? Successivamente Silvia che domanda: ho 50 anni, sono ancora in tempo ad imparare queste tecniche e il mio viso e il collo risponderà adeguatamente? Beh, insomma, io sono con un piede nella fossa e ancora lo faccio, quindi direi di sì. Si fa, anzi, spesso si ottiene di più, oltre una certa età, perché la persona che lo fa ha anche un approccio diverso. Cioè, se lo faccio, io l'ho imparato molto presto questa tecnica e onestamente l'ho scritto anche nel libro. L'ho trovata simpatica, ma chi se ne frega? Quando invece ha cominciato a diventare fondamentale, allora lì improvvisamente ci ho sviluppato sopra tutta una serie di pensieri. Quindi sì, non solo a 50 anni questa cosa si può fare. Io ho delle istruttrici che si diplomano a questa età e sono brave, ma brave forte. Quindi si può, serve e vorrei, prima o poi ci riuscirò, vorrei anche portare questa ginnastica, chiaramente in modo più blando, nelle case di riposo o comunque nelle persone molto anziane, perché spesso queste persone qua sono immobilizzate, ma i muscoli della faccia ancora potrebbero muoverli. E spesso invece hanno assunto un'immobilità facciale che contribuisce a deprimerle. E quindi il lavoro sulla muscolatura facciale, ma soprattutto anche sulla deglutizione, tutto il lavoro della lingua, sono fondamentali oltre una certa età, non solo più per l'estetica, ma anche per mantenere la salute. Non so se avete presente i vecchietti che parlano così. Quelli che parlano così hanno un problema di tonicità della lingua che non si muove più sufficientemente veloce per pronunciare le lettere. Questa lentezza qua è poi quella che causa la polmonite ab ingestis, cioè quando bevono dei liquidi la lingua non è più veloce a sufficienza per bloccare la trachea e far andare i liquidi nell'esofago e quindi parte dei liquidi finiscono nei polmoni. Quindi non è solo una questione estetica, cioè mantenere questa parte tonica è fondamentale anche per altre ragioni. Però i risultati estetici io li vedo anche su donne over 60, onestamente. Bene, allora continuiamo con Francesca. Io adesso sarò un po' veloce nel farti le domande Sì, siamo in perché... ritardo, ho divagato, mi No, dovevi, ma va bene. zacche, te mi dovevi tagliare. Io sono la prima che sono qui che ti ascolto e ti ascolterai per ore, però il tempo passa, per cui voglio essere un po' veloce. Francesca domanda: nel libro si trovano le indicazioni principali per intervenire? Certo, c'è tutto il programma che parte dal basso verso l'alto, quindi c'è il programma di esercizi per il collo, c'è il discorso su come posizionarlo, c'è il discorso su come testare la mandibola in modo da verificare se sta bene oppure no. Ci sono tutti gli esercizi per le labbra, per le guance, per gli occhi, per la fronte, più il riscaldamento, quindi il massaggio delle orecchie, c'è tutto. Sì, confermo. Adesso non si vede bene, però confermo. Allora, dice Elena, sono esercizi praticabili in modo autonomo o ci sarà bisogno del lavoro di un'istruttrice a fianco? Allora, io spero di averli descritti nel miglior modo possibile. Quindi l'intento del libro è mettere la persona capace di lavorare indipendentemente su di sé. Certo, dovete fare delle prove, cioè non è una cosa che gli do una letta veloce e ci provo. Dovete stare attenti, dovete guardarvi allo specchio, eccetera. Qualunque difficoltà possiate trovare, potete sempre rivolgervi o scrivendo un'email a Visotonic o contattando una ragazza del team di Visotonic. Io di solito consiglio una seduta. Quindi quando una volta che avete imparato gli esercizi o li avete appresi criticamente, quindi li avete provati, questo sì, questo no, questo mi sembra strano, questo funziona, eccetera, suggerisco sempre una seduta di controllo. Si fa il check-up, si ricontrollano gli esercizi, se c'è qualche errore viene rivisto, però direi che una persona con buona coordinazione non ha bisogno di altro.
Bene, passiamo con Roberta. Domanda, i cambiamenti sono duraturi? Come la ginnastica del corpo, nel senso che è chiaro che se io smetto di fare ginnastica, i risultati che ho ottenuto andranno a scemare, con lo stesso rapporto che c'è con il fisico, nel senso che se io ho fatto ginnastica bene, come per esempio ho fatto io nella vita, io ho fatto ginnastica bene fino a una certa età, dopo si vive abbastanza di rendita, nel senso che pur non facendo praticamente nulla e stando seduta a scrivere da 20 anni, ancora sono mediamente più agile delle persone della mia età, sono più coordinata, sono più flessibile. Stessa cosa del viso, è chiaro che magari uno può interrompere di fare questo programma anche per un anno. Cosa rimane? Rimane, certo, i volumi che si erano costruiti possono venire meno, però rimane una maggiore espressività, una maggiore coordinazione del viso, una maggiore tonicità generale della muscolatura del viso. Quando si vede che il tutto sta veramente crollando, che poi una mattina uno si alza, si guarda allo specchio e dice no, 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 devo fare qualcosa adesso, ecco, se uno ha imparato la ginnastica facciale ha uno strumento pronto, applicabile da subito, senza spesa, e che in 15 giorni, 20 giorni, perché poi se si è già allenati il recupero è molto più veloce, come succede nel corpo, insomma, come succede in palestra, se fate Pilates, yoga o altro, potete interrompere, ma se avete una certa memoria muscolare di cosa succedeva, questo viene, è facile da riprendere, insomma. Bene, Paola ti domanda, quali sono le basi scientifiche della sua formazione? Allora, beh, intanto sono molto pratiche, nel senso che io ho fatto veramente tanta danza e tanto bene, insomma, conosco abbastanza bene come gestire la muscolatura, come isolare i muscoli, so parecchio di coordinazione. Ho studiato molta psicofisiologia, molte neuroscienze. E sostanzialmente sono le stesse, per il viso valgono le stesse basi che ci sono per il corpo, quindi diciamo che gli stessi principi su cui si basano gli istruttori di ginnastica sono quelli su cui io mi baso per lavorare sul viso. Devo dire che i dentisti, gli odontoiatri con cui ho lavorato, i posturologi, gli osteopati, sono stati molto, molto buoni con me e mi hanno insegnato veramente tanto. Bene, grazie di queste tue risposte. Io vado ancora avanti, va bene per te Loredana? Sì, per Ho ancora me. due o tre domande. Eleonora domanda, come rendersi conto se si stanno davvero eseguendo in modo corretto gli esercizi? Mi riferisco principalmente ad aree su cui si ha poca sensibilità, come zigomi e parti laterali della fronte. Bisogna costruire la sensibilità, dovete essere, ma questo vale per il viso, ma vale anche per il corpo. Non c'è nessuno come voi stessi capace di percepire che cosa sta succedendo e di correggere in corsa. Questa è una cosa che bisogna veramente capire. Nel senso che non si può consegnare il corpo ad altri e dimenticarsene, gli altri possono fare fino a un certo punto, ma se noi siamo consapevoli di cosa sta succedendo, e quindi sì, la prima cosa, prima ancora dell'esercizio, la sensibilità. Allora, se per esempio l'esercizio degli zigomi non è percepito, non riesco a percepirlo, vado a prendermi il disegno della muscolatura del viso che c'è nella prima pagina, o vado a prendermene un altro più grande, più bello, più colorato, quello che voglio, vado a identificare il muscolo, lo cerco con le dita, a costo di mettermi le dita in bocca, vado a sentirlo. Ricordate che quasi tutti i muscoli del viso, di qui in giù, voi potete andarli a sentire con le dita contro la guancia. Potete andarli a individuare. Vado a cercarlo, provo a muoverlo, provo a capire come isolarlo e far muovere quello. Dopodiché proverò a muovere gli zigomi e solo quelli e comincerò ad escludere movimenti che non c'entrano. Per esempio, questo non sta facendo lavorare gli zigomi, ma sta facendo lavorare in basso. Questo fa lavorare gli zigomi qui. Dorme, non c'è tensione
Tensione. Quindi la prima cosa da fare è escludere tutte le tensioni, isolare il muscolo specifico che deve diventare il soldatino di un'armata al mio comando. Dopodiché, a costo di andarlo a pizzicottare un pochino, vado a costruire la sensibilità. Così vi costruite la faccia che volete. Bene, allora Romina domanda, praticando erroneamente gli esercizi, si può peggiorare la situazione? Allora, è molto difficile, è molto più probabile non ottenere nulla, cioè gli errori più comuni sono quelli di non mettere forza a sufficienza. Quindi abbiamo persone che nel fare l'esercizio che ti ho mostrato prima fanno così. Non succede niente, chiaramente il muscolo non si sviluppa. Gli errori che vanno assolutamente evitati, ma lì è ben scritto anche sul libro, spero, sono quelli che prevedono lavori con la mandibola. Quindi quegli esercizi lì potrebbero causare fastidi alla mandibola. C'è scritto un milione di volte, attenzione quando fate gli esercizi a non usare la mandibola in modo non richiesto. Quindi dove l'esercizio chiede di usare la mandibola, ok, seguite le istruzioni, ma se dovete spalancare gli occhi, per esempio, o arricciare il naso, dovete lasciare la mandibola rilassata, quindi non dovete aiutarvi con il lavoro della mandibola. Questa può essere l'unica controindicazione. Se seguite gli esercizi del libro non c'è altro e non, in 20 anni non mi è mai capitato nessuno che avesse subito un danno, si fosse causato delle rughe facendo gli esercizi sbagliati. Senti Loredana, moltissime persone chiedono sul codice a barra. Sì, Come si può abbiamo fare? l'esercizio delle labbra. Questo, abbiamo visto questo. Questo qua infiliamo i pollici e poi con il labbro contraggo e con i pollici controspingo, facendo una resistenza. Un secondo e rilascio. Un secondo e rilascio. Chiaramente il muscolo deve lavorare al massimo della sua possibilità, ecco, non bisogna risparmiarsi, insomma. Cioè, ben spiegato, ci sono tutte le foto, attenzione alle unghie che non siano lunghe, se no mettete i guantini. Certo, allora Lena domanda, ho fatto questa interessante domanda anche perché riallacciamo a uno dei tuoi libri che hai scritto. Sento spesso gli occhi appiccicati e mi viene da sgranarli. Sono miope e porto gli occhiali. Viso Tonic, per sua esperienza, ossigena anche gli occhi e perciò aiuta la vista? Allora, è buffo, ma qualche volta, probabilmente c'è anche qualcuno che ha assistito al miracolo, e quando si lavora sulla muscolatura, che è quella esterna, quindi quella delle palpebre, qualcuno ogni tanto dice, oddio, ci vedo. Allora, Viso Tonic sicuramente non è la ginnastica per rieducare la vista. Però il fatto di attivare la muscolatura che sta intorno all'occhio spesso aiuta a rilassare o a gestire meglio quella invece profonda dell'occhio. Per quello che riguarda la vista, consiglierei altri testi, tipo Preferisco vederci chiaro, altri testi che ho scritto, e soprattutto bisogna battere le palpebre. Battere le palpebre e fare in modo che si tocchino le due palpebre, altrimenti sì, la vista si inchioda. Ma questo è un altro argomento, magari facciamo un altro webinar su Sì, quello. perché ricordiamo che tu hai scritto anche due meravigliosi altri libri, Preferisco vederci chiaro, che è questo, che si vede poco, e il metodo Bates per una vista perfetta senza Quella è la occhiali. traduzione del libro originale di Bates. Ho solo fatto traduttore lì. Io e Mauro Teodori. Allora, Manuela domanda, una volta raggiunto l'obiettivo, bisogna fare mantenimento? Come per la ginnastica, ragazzi, mi spiace, purtroppo la ginnastica se non la fate non funziona. Bene, un'altra domanda al volo. Si toglie anche il doppiamento?
Sì, perché l'hai detto prima. Dipende se è un doppio aumento legato a un accumulo di grasso, e quello ovviamente finché il grasso c'è la pelle penderà. Se invece è il doppio aumento che ho io adesso, che però se sto così tra 5 anni mi arriva qua, allora lì si recupera la postura. E Infatti si ne parlavo recupera anche. anche la muscolatura qua sotto, ci sono degli esercizi anche per quello, per la muscolatura sotto il mento che deve rientrare. Allora, Giuseppine domanda, vanno esercitati tutti i muscoli del viso durante una sessione? Lì è a scelta, nel senso che allora c'è chi proprio si diverte e vuole esercitarli tutti perché dopo si sente più vivo. Però se a volte mi capita anche di avere delle clienti giovani, bellissime, che vogliono solo lavorare su un punto specifico, e allora si lavora solo su quello. Allora è chiaro che il numero di esercizi, anche i minuti da dedicare, diminuisce molto. Se una persona mi dice guarda, voglio lavorare solo sugli zigomi, io lavoro solo sugli zigomi, questo è anche la personalizzazione che si fa. Quindi se pensate di essere tutto sommato in forma e volete solo correggere un difetto, potete scegliere gli esercizi del libro che riguardano quel difetto lì, quindi non è necessario fare tutto il programma. Il programma è tutto, è per prendere tutti i difetti, insomma. Bene, Conchita domanda, mangiare chewing gum favorisce l'insorgenza di rughe? Direi di no, a me favorisce l'acidità di stomaco, però mi piace masticare il chewing gum, no, l'attività ovviamente della muscolatura masticatoria, no, non, perché dovrebbe? No, assolutamente. Può essere una cattiva abitudine per altri motivi, ma in generale no. Tutto dove si usano muscoli, ripeto, in modo dinamico, cioè non con espressioni fisse, ma dove c'è una dinamica di tensione e decontrazione, contrazione e decontrazione, va bene. Bene, dai, ti faccio le ultime due o tre. Vedo che mi stai dietro, che rispondi anche al volo, Sì, benissimo, ottimo. velocizzo. Allora, Lara dice, facendo il Botox, la tonicità muscolare peggiora? Eh beh sì, il Botox che è un farmaco peraltro sperimentatissimo, quindi niente in contrario a chi vuole fare il Botox, è chiaro che è un farmaco che rilassa il muscolo, quindi una volta che il muscolo viene rilassato, beh, non può certo esercitarsi e tonificarsi. È chiaro che se una persona fa Botox per anni, quel muscolo lì tende ad andare incontro a una certa debolezza, sì, però ripeto, il Botox si fa solo. Per legge si può fare solo in questa zona qua, qualcuno lo fa anche qua, ma di solito no, è proibito farlo al di sotto della linea del naso. Quindi parliamo di un farmaco che rilassa il muscolo quando il muscolo è contratto cronicamente e una persona non riesce da sola a imparare a rilassare. Ok, e Luana domanda, vorrei sapere in quale città è possibile frequentare corsi per diventare istruttrice Visotonic e se è possibile avere un calendario dei corsi. Qui dopo abbiamo anche una slide, vogliamo riallacciarla dopo questa domanda? Perché poi Patrizia domanda, come si diventa istruttrice di Visotonic? Mi si contatta, io tengo lezioni online, quindi non c'è una città, Ci hai messo la slide? si lavora one to one via video, e il corso ha una durata che dipende dalla capacità della persona che studia, quindi scrivetemi o telefonatemi, mandatemi un WhatsApp, scrivetemi su Facebook, così io mi perdo con tutti questi messaggi e vi rispondo. Si Senti, fa con Lara, io me. intanto che tu parlavi, guarda, ho messo la slide, visto che abbiamo avuto queste due domande, ho anticipato questa slide che l'avrei fatta vedere più tardi. E dove c'è il tuo sito internet, i tuoi social? Diciamo che Sì, uno sul si può sito trovate tutte le contattare. informazioni per fare lezioni private, per fare il corso da istruttori, trovate tutto lì, basta andare sul sito di Visotonico oppure scrivere un'email con le domande. Bene, vuoi aggiungere qualcos'altro su questa slide o a posto così, Loredana? Sembra molto carina, magari Bene. fossi capace io di farle così. Grazie, grazie mille. Allora, Loredana, che dire? Il tuo intervento è stato veramente utile e interessantissimo. Ora, prima di andare alla conclusione,
Volevo dirti prima due, perché avevo letto, aspetta un attimo che me la sono un po' persa. Domanda Paola, puoi spiegarmi brevemente cos'è Nerd Fitness, che penso si riallacci al tuo libro, questo qua. Sì, quello è un libro sullo stare bene facendo il minimo sforzo e ottenere il massimo rendimento. Quindi è Siamo l'essere nella. in forma per i pigri, insomma. Ci sono un sacco di cose che si possono fare da seduti. Non parla di viso, parla di forma fisica in generale. Ed è scritto per i nerd, quindi con un sacco di riferimenti a Matrix e queste cose qua. Bene, senti, volevo dirti che grazie per aver mostrato i miei risultati. Sono Bianca Tomasello, istruttrice Visotonic. Ho 49 anni, Loredana è una Ecco, professionista eccezionale. Conclusione, ricordate corso con che quella a Bianca. chi chiedeva, ma dopo i 50, ricordate che Bianca a 49 anni si era drizzata la faccia, che io non so come abbia fatto, ma è veramente molto brava, ha rimpolpato le labbra e questo vi dice che non solo si può fare questa ginnastica, si può diventare maestri di questa ginnastica a 50 anni, insomma. Bene, grazie. Senti, allora siamo giunti a questo prezioso regalo che tu hai, vedo la slide, che tu hai fatto per tutti i nostri partecipanti che vedo che sono ancora tantissimi collegati ed è un compendio omaggio al libro Visotonic, Autolifting Muscolare del Viso. Dico bene? Sì, è un PDF e lì ho voluto andare dove di solito non vado, cioè nel massaggio del viso, perché con gli anni ho scoperto, una volta tendevo a sottovalutarlo un po', e invece ho scoperto quanto piacere può dare e quanto può insegnare anche sulla sensibilità muscolare al di sotto del viso. Quindi un automassaggio, perché no? Che consenta di avere un aspetto più radioso subito. E ho scelto quello con le coppette, quindi si utilizzano delle coppette in silicone, le si fanno scorrere sul viso facendo prima la ventosa e poi si fa un movimento di lifting della pelle verso i capelli in diagonale. È abbastanza semplice da farsi da soli, abbastanza veloce, economico, e può essere una bella coccola da farsi. Arriva da una tradizione antica che è quella della coppettazione cinese, che ha dei fondamenti scientifici, quindi andando a stimolare il derma profondo, questo produce più sostanze elastiche e quindi tendenzialmente elasticizza tutta la pelle quando comincia a essere un po' poco, a perdere un po' di questa capacità di produzione di sostanze elastiche. Quindi spero, è una cosa breve e veloce, fatta così, prima della doccia, uno si fa un massaggino così e possibilmente esce dalla doccia più bello. Sì, infatti io ho letto questo PDF e mi è piaciuto molto, è molto interessante, non svelo nulla perché sarà appunto in omaggio, dato in omaggio a chi acquista il tuo libro già da stasera. E grazie di questo bellissimo regalo che tu hai fatto e offerto ai nostri partecipanti questa sera. Grazie mille, Loredana. Grazie a voi. Bene, senti Loredana, allora questa serata si sta concludendo. Grazie di cuore per questa bellissima serata e ci hai dato veramente tantissimi consigli utili. Io ti ho seguito con piacere e voglio ringraziare a te e a tutti i partecipanti che ci hanno seguito numerosissimi. Grazie, grazie Grazie. anche a loro e grazie a voi. E poi Loredana, volevo ricordare che già da domani possono vedere la registrazione anche di tutti i webinar precedenti sul nostro sito web del Giardino dei Libri. E Perfetto, ok. mi permetti che ricordo il mio prossimo webinar, che c'è sempre la slide, Lise Bourbeau, le 5 ferite e come guarirle. Dove ci sarà la traduttrice dal francese all'italiano mercoledì 17 giugno alle ore 20:30, come sempre i nostri appuntamenti del mercoledì. Allora, Loredana, io ti ringrazio ancora per questo Grazie bellissimo e a voi. interessante webinar
hai condiviso assieme a noi tanti preziosi consigli e io veramente ti ringrazio di cuore. Grazie, io e te ci Grazie a voi. risentiamo con calma e che dire, buona serata a te, buona serata a tutti i partecipanti, ci vediamo al prossimo webinar. Grazie. Ciao a tutti, buona serata. Grazie, ciao. Ciao.